A voi tutti ben ritrovati su Agronotizie, un cordiale saluto da Giuseppe De Vittis. Cari amici, come sarà questo weekend di Pasqua? Beh, inizierà con dei disturbi, anche dei disturbi abbastanza importanti, correnti occidentali apporteranno delle piogge sia venerdì che sabato, tenderà a migliorare, quindi ve lo anticipo, nella giornata di domenica e anche nella giornata di lunedì. Comunque andiamo a vedere in dettaglio cosa accadrà venerdì. Piogge in Liguria, piogge sul nord Italia, soprattutto a nord del Po, con delle nevicate oltre 1500-1800 metri, piogge anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna, possibili anche fenomeni temporaleschi. Poi sul sud Italia avremo sì delle nuvole, ma senza precipitazioni. Sabato poche differenze, anche se i rovesci di pioggia e temporali dal nord-ovest tenderanno velocemente a sfilare verso il nord-est e poi sulle regioni centrali e nella seconda parte del giorno, che oltre che sulla Sardegna, avremo piogge anche tra il Basso Lazio, la Campania, guardate, e la Calabria. Sul medio e basso versante adriatico invece tempo discreto, anche se con nuvolosità comunque in generale aumento. Pasqua all'insegna del bel tempo al nord, su buona parte del centro, ma occhio all'instabilità, soprattutto pomeridiana, vedete, nella fascia interna, Appennino centrale, sul versante tirrenico centro-meridionale, almeno al mattino e nel primo pomeriggio, come detto. Poi si ribalta la situazione tra il tardo pomeriggio e la serata, tende a migliorare in queste zone, tende a peggiorare invece sulla fascia adriatica centro-meridionale. Ma parliamo di fenomeni molto ma molto localizzati che non disturberanno più di tanto, quindi tutto sommato una Pasqua discreta. Io per ora ho concluso, ne approfitto per farvi gli auguri di una buona e serena Pasqua. Arrivederci.